Ciao a tutti, in questo video parliamo di fiuto. Al senso dell'ho fatto abbiamo dedicato un dettagliato articolo che trovate giù in descrizione. Oggi vi aggiungiamo delle curiosità davvero molto interessanti. I cani utilizzano diverse strategie per individuare, seguire ed analizzare un odore, come ad esempio annusare in tondo. Questo perché un odore si propaga nell'aria in maniera amorfa, irregolare, nebulosa e stare al centro di un odore non sarebbe utile. Pertanto i cani individuano i contorni di questa nuvola irregolare e seguendoli e analizzando i gradienti di odore individuano l'origine dell'odore stesso. Una curiosità, è la stessa strategia adoperata dai piccioni viaggiatori. Prima di spiccare il volo, girano in cerchio così da prendere meglio le coordinate. Un'altra curiosità molto importante e poco conosciuta riguarda le narici. Infatti ogni narice in contemporanea è in grado di rilevare odori differenti che verranno elaborati e restituiranno un'immagine olfattiva tridimensionale, proprio come fanno i nostri occhi. Le informazioni raccolte da ogni narice non solo permettono di analizzare l'odore, ma anche di localizzare la sua posizione nello spazio, che sia avanti, indietro, sotto, sopra. Insomma, è proprio vero. I cani vedono col naso. Stuart Farestein, docente della Columbia University, offre una nuova tesi riguardo l'olfatto. Secondo lui, infatti, si realizza una vera percezione olfattiva quando l'odore raggiunge la corteccia motoria del cane. Secondo Farestein, l'atto di annusare è correlato con prendere una decisione. Lo metto in bocca, scappo, mi ci rotolo? In effetti, a conferma della tesi, alcuni segnali provenienti dal bulbo olfattivo colpiscono proprio la corteccia motoria del cane. Ci sono due modalità di odorare. L'attività di fiuto, che consiste nell'inalare piccole quantità di aria provenienti da terra, ed è l'attività tipica dei cani da pista, che sono in grado di fiutare con il naso rivolto a terra, contemporaneamente guardando avanti. Questa attività prende il nome di mega olfatto. La seconda modalità è l'attività di olfatto, che consiste nel inalare grandi masse d'aria. Il cane cerca le molecole odorose lasciate, ad esempio, dalla preda, ispirando fino in fondo. E questa è un'attività tipica dei cani da caccia, ad esempio il pointer. Questa modalità viene detta teleolfatto. Interessante questo video, vero? Bene, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi.